Mio marito mi tradisce con la figlia della tabaccaia. Si chiama Valeria e non è manco tanto bella. Ed è una cosa molto grave per lei? Vabbè, Ma che domande mi fa? No, signora, una domanda legittima. certo che è grave. Io mi credevo che era grave pure per lei. Invece mi sembra che non le importa niente di quello che le ho detto. Guardi, ma allora perché non me l'ha detto prima? Anche con suo marito si è tenuto tutto dentro. Perché mi fa tutte queste domande? Ma perché non può dirmi che le dispiace per me? Che quello è un vigliacco, un fetente, un bastardo e basta. Certo, ma io glielo posso dire, signora, ma non è questo quello che a noi interessa. Ah no? E che cos'è quello che ci interessa? A me interessa lei. Mi interessa sapere cosa ha provato nel momento in cui ha scoperto che suo marito la tradiva. Ecco. Mi sono messa vergogna, mi sono messa vergogna per me e per lui e ancora provo vergogna ogni volta che lo vedo. Cosa si aspetta? Che gli faccio una scenata? Che gli racconto tutto così intervengono i miei genitori e me lo riprendo? No, no, così no, non mi interessa. Non mi interessa, non lo voglio così, facesse quello che vuole. La settimana prossima glielo porto lavato. Signora, ma cosa fa? Mi pensa al bucato ora? Ma pensi a se stessa? Signora, Sì, a me stessa, figuriamoci. però non usi questo tono. Sono il suo medico e posso ordinarle di fare delle cose. Non se lo scordi. Però poi bisogna vedere se io le faccio, eh. Le fa, le fa.